Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera Beppe. Ciao Fabio, come stai? Da? Bene. Sto weekend? Sei rimasto bene o sei rimasto male? Io sono indifferente, lo sai, ma ne parleremo insieme in altra sede. Ho capito. Parleremo del referendum un'altra sera, o non ho voglia, è troppo presto. Sì? Ah, devi ancora... Ma io non devo smaltire niente. Ah, ecco. Vabbè. Io sono un osservatore... Ma mi devi metabolizzare allora? No, neanche. Neanche. Vabbè. No. Indifferenze. Poi sai, cioè chi... Tocca, chi anche è... te, indifferenza... Sì, sì, indifferenza nel non senso va bene, che... a votare ci sei andato. Sì. Quindi non sei indifferente. Ho detto sì, però non ho detto che è un sì, Ho detto andato a votare, ho votato sì. Però no, sono andato a votare non sì, sono andato a votare. A votare, beh, giustamente, sì. Quindi non sei indifferente. Non sei indifferente. Comunque ne parliamo un'altra volta perché... Come è stata la maggior parte degli italiani, d'altronde. Esatto. Questo okay. È un bel segnale, esatto. È un bel segnale di maturità. Anche se ora tutti, diciamo, se la tirano per la giacchetta questa democrazia. Continuino adesso nelle elezioni politiche, esatto, amministrative, ad andare a votare. Perché più gente vota e più siamo tutelati, secondo bravo, me. Bravo, esatto. Comunque... E più chi va al potere è legittimato. Esatto, cose che... onestamente fin qui non era molto accaduto. Bravo, esatto. Beh, almeno togliamo anche gli argomenti non eletti da nessuno. Bravo, che bravo, poi in realtà sì, questi che difendono la Costituzione dovrebbero anche sapere però che non c'è l'elezione diretta del Presidente del Consiglio e la nostra è una Repubblica parlamentare, sì, lo dice la Costituzione, quindi sì, il governo non è che è eletto direttamente, il capo dello il capo del governo è eletto direttamente dal popolo, no? Poi è chiaro che di fatto è diventato così perché ci fanno l'elezione di diritto pubblico oggi. Sì. Di fatto è diventato così perché quando c'è nella scheda c'è sempre scritto nel simbolo il nome del premier, no? Purtroppo no, assolutamente no, perché comunque il partito è il partito, bene, il premier è il premier e il segretario è il segretario, quindi di conseguenza io voto un'idea, un partito, non sicuramente un singolo. Siamo venuti qui, siamo tornati in Piazza San Francesco, faremo qualche giro nel centro nelle prossime giornate, bellissima piazza, però i segni del tempo si fanno sentire, soprattutto... come su di te, su di me. Ho capito. Però il tuo lifting non lo fai, no? No. Lo fa il tempo da sé. Però come vedi qui tra le scalinate, qui questo lastricato che si trova proprio qui all'ingresso della Basilica di Piazza San Francesco, insomma è messo malino. È la solita pietra arenaria delle nostre zone che crea questi problemi, come vedi si sfalda, si stacca perché è fatta a strati e viene uno strato. Il ghiaccio la stacca, infiltra l'acqua e poi se ne viene via. Purtroppo usiamo un materiale diverso, altrimenti se no questo col tempo dalle nostre parti succede. E c'è da dire una cosa, diamo sempre la colpa al traffico per quanto riguarda le nostre strade e lastricate che vengono spaccate. Qui il traffico non c'è, qui soltanto esclusivamente i pedoni, nonostante ciò purtroppo il gelo fa quella sua parte e fa sì che si spacchino queste bellissime pietre. Non so, o lo facciamo di marmo, allora... Quindi va lasciato così, non ho capito. Ho lasciato così, andrebbero sostituite queste pietre, però capisci anche che... Anche lì poi vedi pietrettine che cadono. Ma lì è un'altra cosa, lì è un'altra cosa. Lì è l'inizio della facciata di San Francesco che non è stata mai fatta, che è rimasta poi così, soltanto nella parte bassa, rifinita. Però lì forse più di 1000 anni, questo 1000 anni ce l'ha, questo... Un po' meno direi. Quanti sono? 15 anni è stato fatto, 20 anni. Appunto. Però già appunto, siamo a questi livelli. Il problema è la pietra così, che non va bene, andrebbe usata una pietra diversa. Poi usiamo il marmo. Sono allora le pietre tutte per terra. Sì, sì, poi si spaccano, vedi. Anche dai lati qui non è che sia proprio bene. Si spaccano e quindi d'altronde o usiamo un materiale diverso per far sì che questo non avvenga, o se no altrimenti... ogni tanti anni siamo costretti a intervenire e rifare i lastricati, perché queste pietre non qui ci stanno. Siamo in Piazza San Francesco, tra l'altro guarda, dei geni hanno anche lanciato una bottiglia lì sopra. Ripetiamo che la mamma dei coglioni è sempre incinta, sì, sì. Va bene. Diciamo che fa dei parti anche plurigemellari. Sì, ma ora sai, ora non lo fa, è un po' passato di moda quelli i metodi che ci sono contraccettivi, è difficile. Sono fatti sì, sì. Comunque, ora è possibile qui che ancora c'è questo cartello periodo 1 maggio 31 agosto 2011. Fine, non ci avevi fatto caso. Sai, io in città vengo poco ultimamente. Vuol dire che poi è stato prorogato. C'è ancora sponsor la vecchia Banca Etruria.
Evidentemente gli orari sono sempre quelli. Sicuramente sì, non è cambiato e quindi hanno lasciato questi, sì, magari. Perché è stato un evento storico. Un bigliettino sopra. Con scritto 16. 16. Il tempo qui si ferma, è meraviglioso. È straordinario. Vabbè, insomma, sono cose curiose. Non mi succede che mi si fermi il tempo, no. Mi passa. Anche perché le scadenze, quelle fiscali, sono sempre quelle. No? Ma sa, quello non è più un problema mio, quello è il problema della generazione successiva. Va bene. Però comunque, le scadenze ci sono tutti i giorni, indipendentemente da lavorare o non lavorare, lo sai. Ok. In Piazza San Francesco comunque il tempo si è fermato al 2011. Allora veniamo qui. Veniamo qui, perché vedi che sei già più giovane. Bravo, esatto. Hai perso qualche anno. Sì, sì. Ci vediamo domani. Ciao.